Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova. Non fate caso che mi è appena squillato il telefono, però dettagli. In questa nuova teoria di Five Nights at Freddy's. Questa volta non è su FNAF come la scorsa volta, ovvero quella di Spring Trap, ma questa è su FNAF World. La teoria che spiega Chipper e Coffee nell'update 2. Che io nella mia serie non posso portare perché il mio computer è troppo scarso per averlo. Allora, ora farò apparire alcune immagini nell'editing, vi farò apparire alcune immagini. Allora, tanto tempo fa un castoro di nome Chipper, che era un castoro di un vecchio gioco che è venuto prima di Five Nights at Freddy's, costruì un robot di se stesso, ma aveva finito il legno e quindi tenne solo l'endoscheletro. E sarebbe il Numberbot 5, perché ci ha giocato come me. Poi gli arrivò un messaggio, ho scritto "Fai altri robot". Lui fece un robot che era simile a un orso. Prima lo chiamò Bruce. E poi, dopo un po' di tempo, quando lo completò, lo chiamò Freddy. Che Freddy si fece creare dei videogiochi pro suoi, ovvero quelli di FNAF. Il Numberbot 5 si arrabbiò perché voleva altri giochi di Chipper. Rapì Chipper e andò nel villaggio di Freddy e degli altri robot costruiti da Chipper e si nascose in una caverna. Freddy lo trovò, poi lo batterono e salvarono Chipper. Intanto Coffee, la macchinetta del caffè robotica dei Chipper, si perse nello spazio e Freddy riuscì a salvarlo. Questa è una teoria, però visto che ci sono Chipper e Coffee in FNAF World, anche se so che Coffee non è i Chipper e qualcos'altro, non mi ricordo mai il nome, ma è di un altro gioco, sempre quello, che però secondo me, essendo anche lui un robot, è stato fatto sempre da Chipper. Quindi, se questa teoria potrebbe essere reale per voi, lasciate 1000 commenti. Ovviamente sto scherzando. Lasciatele. E poi, basta, iscrivetevi, ma decidete voi. Ciao!